Se il piano nazionale distribuisce opportunità, sta a noi trasformarle in certezze. Così il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsiglio, durante il convegno Ricostruire l'economia, organizzato per un confronto sul pacchetto di misure per le aziende previste nel fondo complementare del PNRR per lo sviluppo delle aree del centro Italia colpite dal sisma nel 2009 e nel 2016. L'evento è stato incentrato sul programma unitario di intervento di rilancio economico e sociale della macro misura B, che prevede l'utilizzo di risorse complessive di 700 milioni di euro con l'obiettivo di sostenere il tessuto economico produttivo delle nostre aree attraverso un insieme di azioni dedicate, premiali e rafforzate rispetto a quelle ordinarie. Misure rivolte a migliorare le capacità competitive del territorio organizzate in 4 punti, un sostegno agli investimenti che ha un fondo di 380 milioni per turismo, cultura, sport e inclusione ci sono 180 milioni per la valorizzazione ambientale, per l'economia circolare e ciclo delle macerie sono disposti 60 milioni. Per i centri di ricerca, per l'innovazione, sono stati stanziati 80 milioni. Il fondo complementare, in particolare, che si somma a quello del governo, deve rappresentare un ponte tra due macro obiettivi, la rigenerazione di territori fragili e il rilancio socio-economico. Le risorse devono essere integrate in luoghi che hanno subito devastanti emergenze e che si preparano ad affrontare gli effetti collaterali di una guerra che si è accesa nel cuore dell'Europa. Le imprese della regione hanno voglia di mettersi al passo con i mercati specializzati, perciò vanno aiutate, ma non buttando fiumi di soldi in iniziative sbagliate. Le imprese, per stare al passo con i mercati sempre più specializzati, chiedono di investire in innovazione di processo e di prodotto, in ricerca e sempre più spesso in efficienza energetica, che per loro si traduce in investimenti in produzione di energia da fonti alternative per l'autoconsumo per abbattere i costi fissi. Ricordati anche gli esiti del consuntivo 2021 sulla ricostruzione, che ha visto un incremento del 256% rispetto ai dati dell'anno precedente, consentendo alla regione Abruzzo di abbandonare l'ultima posizione tra le 4 regioni coinvolte nel sisma del 2016, il più alto incremento percentuale dell'intero cratere dell'Appennino centrale, che ha portato il numero di cantieri autorizzati a quota 1.540 per complessivi 272 milioni di euro concessi. C'è quindi una forte crescita, un'accelerazione che ci lascia presumere che alla fine di questo mandato avremo esaurito buona parte delle pratiche e messo in piedi la ricostruzione reale e concreta del territorio. A parità di condizioni e di normativa data, l'Abruzzo dimostra di correre più delle altre regioni.